Provvedimenti per contrastare questa movida violenta che ha avuto una scia di sangue nello scorso fine settimana, 6 feriti tra pistole e coltelli. Ma diciamo innanzitutto che quello è un fatto criminale che con la cosiddetta movida non c'ha nulla a che vedere. Come più volte abbiamo detto, quando accadono questi episodi e anche altri che sono accaduti nel passato, bisogna lavorare in più direzioni, ma soprattutto con un rafforzamento dei controlli da parte delle forze di polizia. Quindi il tema è questo, si è registrata la positività dell'ordinanza che ho emesso qualche giorno fa, si è aperta anche una riflessione su alcune misure che nel medio e lungo termine bisognerà prendere anche di altro tipo. Per adesso si lavora soprattutto le forze di polizia per un rafforzamento visibile ma anche di tipo investigativo. Poi la mia posizione, l'ho ribadita anche in comitato, che non ci sia però, perché lo troverei un fatto non utile per la questione che stiamo affrontando, una cosiddetta militarizzazione del territorio. Quindi credo che con le forze di polizia ordinarie, con un rafforzativo, con dei controlli, si possa prevenire in maniera forte il rischio che episodi come gravi, come quello dell'altra volta, si possano ripetere. E poi forze dell'ordine e magistratura stanno facendo un ottimo lavoro anche per individuare i responsabili di fatti criminosi.